Bentornati telespettatori del Sasso nello Stagno. Parliamo oggi nel nostro appuntamento del grave fatto di cronaca di domenica a Roma, quando una persona ha con la pistola gravemente ferito due carabinieri. Il suo tentativo era quello di colpire un politico. Come mai si arriva a certa esasperazione? Colpa davvero dei politici? Questa è la domanda che facciamo oggi alle persone che incontriamo qui a Clusone. Stiamo parlando del gesto di domenica mattina, c'era da aspettarselo? Penso proprio di sì. Siamo a livelli quando si continua a dire quello è il nemico, come si dice? Quando si crea prima o poi qualcosa può succedere. Anche peggio potrà succedere, secondo il mio punto di vista. Succederà. Lui dice che succederà? E purtroppo sì, perché se la gente, già siamo in crisi perché la gente non ha lavoro, non ha possibilità di fare niente, poi dopo uno ti dice devi andare lì, ucciderli, spararli, farli saltare, vabbè, ok, li abbiamo votati, ti riteniamo. Uno di questi era Bossi, quando era in forma. Sì, no, dicevo Bossi, i tempi che invitava a marciare su Roma. Però lui magari dicevo più bastoni, magari così. Sì, vabbè, cioè un conto dire i bastoni, un conto prendere le pistole, far saltare i palazzi. Infatti adesso hanno danno i colpi, invece ultimamente, invece adesso sembra che siano i grillini quelli che... Ma è vero? Ma più che i grillini, Grillo. Sì, ma è vero? Secondo lei che incita Grillo alla violenza? Secondo me sì. Secondo me sì. Quando la gente è disperata, non sa come fare ad andare avanti, poi la prima occasione combina i pasticci. Quindi secondo lei non sarà l'ultimo caso? Io penso di no. Mi auguro di no. Succederà la guerra civile, come negli altri stati. A meno che questo governo si sia risolto. Magari, io mi auguro di sì. Anche perché fiducia in Letta, Alfano? Sì, io sì, sinceramente sì. Lui no. Io dico di sì, diciamo di sì. Vediamoli all'opera. Non ci si aspetta mai reazioni di questo genere. Purtroppo c'è qualcuno che viene toccato più profondamente nella crisi, che è più fragile e può anche reagire in questo modo. Ma dice che ce n'è appena uno in Italia che può reagire in questo modo? E chi può? O qui adesso bisogna cominciare ad alzare le antenne? No, io penso di no, penso che gli italiani che hanno combattuto tante battaglie, siamo reduci adesso dal 25 aprile, affronteranno anche questa con coraggio e con ottimismo. C'è qualcuno che dice che la colpa sia di Grillo, che ha inasprito un po' i toni, eccetera. La colpa è sempre della fragilità delle persone che non hanno il coraggio per rimboccarsi le maniche e guardare con ottimismo il futuro. È una vergogna. Una vergogna dei nostri politici, e questa è la reazione dello sgomento e della disperazione della gente. Quindi una cosa che ci si poteva aspettare? Ci si poteva e si aspetterà, ci si aspetta anche qualcos'altro, sì, perché adesso la gente ne ha proprio piena, è rasa. Lui l'ha detto, non voleva colpire i poliziotti, voleva colpire i politici. Vabbè, quello che si dice dopo, sì, però l'intento, certo, era comunque ragioni personali le sue, però qualcosa i politici dovrebbero pensarci. Quindi non sarà l'unico caso, secondo lei? Secondo me no. Se andiamo avanti così e se loro continuano a fare gli imbecilli come adesso, sicuramente. Allora, ha sbagliato perché ha sparato. Mi dispiace molto, ma veramente molto per i carabinieri, però non lo biasmo. Io in una settimana ho perso due amici, si sono suicidati due amici, perché non ce la facevano più, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Cioè io mi sento una privilegiata perché arrivo a fine mese, ma io quando vedo i nostri ragazzi, cosa hanno davanti? Quando vedono la paura nei genitori, non hanno prospettive di lavoro, ho un genero che va a lavorare per 4 euro all'ora, dici? Ne approfitta, c'è anche chi ne approfitta, però poi quando sento quello che prendono loro e gente che si suicida perché non ce la fa, signori, quando non ce la si fa, che si hanno dei figli, è il primo pensiero, il suicidio, cioè non si dorme la notte, ecco. Quindi io non so lui il motivo per cui l'abbia fatto. Mi dispiace per i carabinieri, perché purtroppo c'è andato di mezzo chi, poi dico una cosa, se mi permetti, nella mia ignoranza, in America, che non so quante volte è più grande di noi, quanti politici hanno?
Noi cosa ce ne facciamo di tutti questi? Cosa ce ne facciamo? Vuole uno stipendio, datele uno stipendio, come fa? Un muratore, quello che prende un muratore, datelo anche a loro. Poi c'è il solito discorso, se non avessimo abbastanza appunto di nostro di stipendio, magari potremmo anche farci corrompere da qualcuno che ci offre per qualche piacerino. Allora, invece stipendio alto, uno dovrebbe essere più al riparo, deve essere anche da questi rischi. Sì, esatto, no. Però io dico anche una cosa, i soldi sono sempre meno, ok? Tu guarda la gente in faccia, non ce n'è uno che sorride, sono tutti preoccupati. Dove arriviamo? Lo sai meglio di me, quando non ci sono i soldi cosa si fa? Quindi tu in pratica mi stai dicendo che questo non è l'unico in Italia che potrebbe fare un'azione così? La mia paura è questa, sì, sì. Non sarà un caso. Siamo troppo esasperati. E Grillo? Grillo. Che lancia, secondo qualcuno, potrebbe essere, tra virgolette, diciamo, il mandante di questa azione, perché dicono esasperi un po' troppo, cioè sporti troppo. No, allora a questo punto violenza. È un delinquente. A questo punto ma secondo te è vero che fa questo? No, oppure non ci voglio... hanno esagerato dicendo che Grillo, tra virgolette, appunto, no, sia il mandante? No, adesso hanno, secondo me hanno puntato Grillo, perché alla fine fa un po' paura Grillo. Io mi auguro di no, però Grillo date da fare anche tu però, perché a questo punto cioè, abbiamo fatto prima fare il Papa, speriamo che almeno quello è buono, per il resto c'è il nuovo ministro, ma stiamo diventando come se, il nuovo governo, i nuovi ministri, hai fiducia in questi che risolvano? Ma che fiducia vuoi che abbia? Ascoltami, sai qual è stata la gioventù più bella? La mia, quella degli anni 80, dove c'era divertimento puro, lavoro per tutti, lavoravi giustamente, non avevi i soldi in tasca, però per come sono abituati i nostri ragazzi oggi, per come ci siamo abituati, noi italiani non siamo capaci ad arrivare appunto di non poter avere, è pericoloso. Cosa ne pensi del caso di ieri? Non lo so, l'ho sentito grosso modo, ma non saprei, per me sono fuori testa di qualcuno. Per ma cosa? È un fatto isolato che non ci si aspettava. In televisione dicono di sì, però non ho capito niente, per cui l'ho visto così grosso modo. In televisione dicono di sì. Nel senso isolato non dico nel senso. Spero che sia un senso isolato. Non succederanno sì. più. Penso di sì, spero. Spero che sia un caso isolato, che non sia mica detto qualcosa di grosso, perché altrimenti nessun altro secondo te sarà così squilibrato da andare lì a voler combinare. Non lo so, non ho sentito niente, ho sentito così grosso modo cosa è successo, ma come mai siamo arrivati a questo livello? Io che ne so, la gente ha fame, per cui penso che grosso modo saremo tutti lì ormai. Chi sta un pochettino meglio arriverà a un punto che dovrà fare qualcosa anche loro, come tutti sti come si chiamano lì. Sta gente che si uccide perché non ha lavoro, non ha più i soldi, la gente impazzisce dopo. Sai cos'è? Una volta si ingegnavano di più, nel senso che erano abituati a non avere, allora andavano, si impegnavano. Oggi i giovani di oggi, specialmente, dopo anche i quarantenni, perché ormai i tempi indietro quando erano ragazzini, avevano tutti, era abbastanza fare così, avevano tutto, si poteva fare, per cui... Si dava. Che adesso lavoro, che non trovi più niente, sei abituato ad avere, è dura. Andare indietro è dura, abituarti, guarda, domani se hai lì dei soldi sei già abituato, in un giorno sei già abituato, ma ci vuole una vita per abituarsi ad andare al peggio. La mia di esperienza, dopo la mia generazione già cominciavano ad avere. La mia generazione, cominciamo, perché non abbiamo visto la guerra, non abbiamo visto niente, e si cominciava ad avere. Poco alla volta non c'erano i soldi, però un pochino alla volta si comprava il giocattolo o via dicendo. Poi andava a lavorare, tutti trovavano il lavoro. Dopo qua a nostre parti, qua tanti andavano in Svizzera a lavorare. Però la situazione non era così drammatica. Adesso non puoi andare neanche in Svizzera a lavorare, perché non trovi più niente. Anzi, mi sembra che abbiano chiuso anche le frontiere, fra l'altro. Non posso andare più nessuno neanche a lavorare. È una situazione un po' drammatica. Quando uno ha fame, gli animali cosa fanno? Si sbranano tra di loro. Quando hanno fame si sbranano, quando sono pieni non ti guardano neanche. Ti pare? Noi facciamo la stessa cosa, anche se abbiamo il cervello, ma... Sarà l'unico, anche perché secondo me non dicono che fosse così malato di testa. Non lo so, non ho sentito, ho sentito la notizia, ma così, vagamente. Da quello che hai detto... Ho ascoltato quello che ho sentito, un caso isolato. Da quello che hai detto capisco... Speriamo che sia un caso isolato, perché altrimenti sarebbe peggio. Già è già peggio di per sé, perché vuol dire che le persone sono fuori di testa. Tutte le volte che accendiamo il televisore, che guardiamo il telegiornale, tutti i giorni c'è un uomo che ammazza una donna.
penso mia. Io penso che sia ancora a base di droga, ancora infine, perché già dei miei tempi si iniziavano già degli anni 70 la droga, specialmente in città, qua da noi poca. Ma grosso modo ci vuole sempre 20 anni in tutto, dalla città arriva qua nei nostri paesini. Perciò gente di 40 anni, 50 oggi, 40 perlomeno, sono già stati drogati. Chi ha smesso, ma il cervello... Io penso che sia tutti a quel livello lì, presumo. Spero che non sia così, ma dentro di me la penso così. Cosa ne pensa? C'era da aspettarselo? No. Non si aspettava proprio una cosa così? Niente. Sarà l'unico? Ho visto come sta andando l'unico, spero l'unico. Aspettava. Non ho guardato neanche il telegiornale ieri sera. Non ho sentito niente. Non ho sentito niente, il giornale stamattina non l'ho ancora letto. Uno è arrivato in piazza Roma dove c'erano i politici e voleva... Quello, parlo di quello. Parlo di quello. Lì... C'era da aspettarselo. Non so cosa dire perché c'è la telecamera. Non posso dire quello che penso. Pensa in pratica che c'era da aspettarsi. Perché quella gente lì dentro, quelli che erano dentro, bisognerebbe... Parla dei famosi politici. A parte che adesso forse speriamo che facciano qualcosa. Dici che dopo questo caso... Ma magari... Drizzano un po' le antenne. Ecco, bravo, perché posso... Speriamo che pensino che magari... Se ne sente qualcun altro. Ecco, magari... Che li sistema. Che li sistema, non solo uno isolato, magari... Fanno là anche parecchi. Ma magari non così, ma magari qualche bastonata. Adesso non si può. Non con le pistole. No, con le armi no, però una bella lezioncina andrebbe bene o no? Magari due calci nel sedere. E anche. I fatti di Roma. Ah! Si aspettava? Ma che qualcuno andasse lì e tentasse appunto di ammazzare qualche politico? Ma secondo me con quei problemi che ci sono ultimamente sì. Secondo me sì. La gente non ne può più, è stufa, e purtroppo sì, secondo me sì, la gente veramente ormai è al limite. E c'è qualcuno che addirittura pensa, ci voleva qualcuno che desse una bella lezione? No. Cioè, io su questo assolutamente no. Perché su Facebook, che è il regno dei dementi, si è letto un po' di tutto. Ah sì? Beh no, io questo trovo che non sia giusto, perché comunque anche se tu non sei d'accordo con i politici, secondo me il parlare... il poter dialogare con loro, anche se non la pensi come loro, è la cosa migliore. Cioè, arrivare a queste cose vuol dire che veramente questa persona era al limite. Poi, se fosse malata o meno, questo... Il fratello dice che era perfettamente cosciente, sano di mente, non un demente, un pazzo squilibrato, come lo volevano descrivere appunto i giornalisti. Sì. Non lo so, questo... Ce ne saranno altri di... No, spero di no. Di cellule dormienti, come le chiama qualcuno, spero che sono lì belli tranquilli e poi di colpo... No, spero di no. Spero che la gente piano piano ritorni a essere cosciente, insomma, di quello che stiamo passando e superi questi momenti. Insomma. E poi c'è un nuovo governo. Speriamo. Del quale lei ha fiducia? Ma io penso di sì. Penso sono pochi le persone che lo compongono? Beh, insomma, non proprio tutti, però insomma mi sembra che sia abbastanza nuovo. Speriamo. Speriamo in bene. Ma quando è successo? Ieri, domenica mattina. Non ho sentito, non ho acceso la TV ieri, quindi... Un signore disoccupato che è andato in piazza dove doveva passare i rappresentanti del governo e voleva ammazzarne qualcuno. Ha colpito due carabinieri. Quando uno è disperato penso che arrivi a fare tutto. È quello che stiamo chiedendo noi, c'era da aspettarsi che uno arrivasse addirittura a quel punto? Sì, perché uno probabilmente era esasperato, non aveva lavoro magari, non sì, infatti, proprio in quello stato. Quanta gente si uccide o fa degli atti estremi appunto perché è disperato, purtroppo. Penso che siano gli effetti della crisi anche questi. Ma secondo te sarà l'unico? O ci sarà qualcun altro che è preso da un momento di pazzia? In America continuano a venire fuori tutta questa gente che va nelle scuole o per le strade a uccidere. Solo che in America, un paese grande, è un po' vengono fuori più eclatanti. Qua in Italia ne succede uno magari ogni tanto, pum, scoppia la... Secondo te ce ne sarà altri? Spero di no. Spero di no, però ce lo si può aspettare per me. Qualcuno, anche chi è passato dietro di noi... Un minuto fa ho sentito la voce che diceva dovevamo sparare i politici. Oddio. No, per me la violenza comunque è da evitare. Non so se hai sentito anche tu la signora che è passata qui dietro. Ho sentito qualcosa di un dissenso. No, vabbè, la violenza è sempre non da biasimare comunque, è sempre da rifiutare la violenza.
qualsiasi, contro i politici o contro chiunque. Quindi anche se siamo in queste condizioni di crisi, eccetera, eccetera, nulla c'è che possa giustificare un'azione come questa? Ma certo che no. Non ho visto molto perché non ero a casa in questi giorni, però... Ne hai sentito però parlare di quello che è successo a Roma? Ieri sera qualcosa. Non so, non è che si possa dire molto. Ma te lo aspettavi tu un gesto così oppure era assolutamente cosa inimmaginabile? No, penso che sia un po' inimmaginabile, ma bisogna vedere cosa passa adesso nella testa della gente. Perché con tutto quello che si sente, va bene, non c'è da stupirsi, però... Un caso isolato secondo te? Perché ma sai si che, spera in questi, di sì. Che in questi casi scatta lo spirito di, sì, emulazione in qualche demente? Credo che qui qualcuno possa emulare un pazzo del genere, perché dispiace per quelle persone, perché sicuramente adesso... Certo, perché solamente che anche loro non possono fare più di tanto incontrando dei personaggi del genere, la cosa brutta è quella. Bisognerebbe dare più libertà e maggior potere all'arma e non solo alle forze pubbliche italiane. Quello non credo che viene fatto. C'è stato il nuovo governo che ha giurato proprio nel momento in cui neanche succede quello questo. Guarda, ti credo, non adesso prenderanno sicuramente atto di questo e vorranno fare qualcosa, perché quando succede qualcosa si cerca sempre di correre ai ripari. Hai detto giusto, non si poteva comunque, penso, immaginare, però bisognerebbe un attimino prevenire, rendere più possibile, dare più possibilità e maggiore libertà d'azione a chi fa questo lavoro. Hai fiducia in questo governo che si è appena insediato? Guarda, anche questo sinceramente non sto più seguendo molto, perché non credo proprio che possano fare qualcosa. Si stanno abbandonando e ci stanno lasciando, basta. Se lo aspettava quello di Roma? No, assolutamente no, però a me comunque il clima non è uno dei piacevoli ultimamente, la gente è un po' all'esasperazione. Qualcuno dice che sono questi politici che, tipo Grillo, dicono che esaspera e la mette giù dura, diciamolo così, incita alla violenza. È vero. No, forse incitare alla violenza no, però siccome è andato su, ha preso dei voti, dovrebbe avere anche le palle per andare su a governare. Mm. All'opposizione sono capaci a starci tutti. Mm. La cosa più semplice è criticare sempre il lavoro degli altri. Sì, non sparare più politici. Ha sentito? Sì, ma quando ci sono queste cose qua... si alimentano e quindi qualcuno poi perde la testa. Ma solo lui oppure ce ne saranno altri secondo lei? C'è da aspettarsi qualche altro? Ma non lo so, io mi auguro di no. Però qualcuno dice che è colpa dei politici, in particolare dei grillini, di Grillo, che fomenta. Colpa della situazione in cui siamo, tutto l'insieme. Adesso c'è un nuovo governo che sistema tutto. Speriamo. Fiducioso. I governi, cioè, li eleggiamo noi, cioè... Diciamo noi, ma adesso che c'è un po' di sinistra, c'è un po' di destra, c'è un po' di centro, sì, c'è un po'. Così, vediamo. È colpa del governo. Chi è il governo? Il governo siamo noi. Ma non l'ho seguito, Quello che ha sparato, quel signore che ha sparato. Sì, sì, ma non l'ho seguito più di tanto. C'era da aspettarselo? Ormai c'è da aspettarsi di tutto. La crisi può portare anche a queste cose? Probabilmente nella testa delle persone arrivano a un punto che non sanno più cosa pensare. Sono passate un paio di persone prima, mentre intervistavamo, che dicevano che doveva colpire i politici, non i carabinieri. Sempre a dargli là dietro un po' a tutti, tutti in generale che sta andando male, dopo politici. Ma la violenza può essere la soluzione? No, dai, la violenza no. La violenza no, però tanti dicono che ci vorrebbe una guerra per... Dopo le guerre si sistemano le cose. Non si può nel 2000, dai. Lasciamo perdere le armi. No, dai, nel 2000 violenza. No. Quindi, si può risolvere ancora le cose parlando? Bisognerebbe ragionarci su, dai, bisognerebbe avere la testa. La politica può risolvere i nostri problemi? Ma quello non lo so. Vedi cosa sta succedendo? E sono sempre quelli che girano. Poi sei fiducioso? Sì, è sempre la colpa a quelli che alla fine sono sempre quelli che sono lì. Quindi non sei fiducioso? Bisognerebbe dire di rinnovare, sarà vero. Adesso abbiamo un governo tutto fatto da persone abbastanza giovani. Speriamo, dai, che porti un po' di... Sei fiducioso? Sì, dai, speriamo. Speriamo, dai. Penso che non abbia risolto niente, nessuno dei suoi problemi. Sicuro. Un gesto che magari potrebbe anche portare all'emulazione? Qualcun altro un po' squilibrato potrebbe seguire quest'uomo? Io penso di no. Quindi un caso così non si ripeterà? Secondo me no, non per questi motivi. Una cosa così, qualcuno l'ha anche giustificata? Io no. Portano a questi livelli, no. Ci hanno portati a questo livello, ci hanno tolto il lavoro, ci hanno tolto
la possibilità di non mantenere... Non giustifica mai. La violenza non è mai giustificabile. Assolutamente. Ma adesso c'è il nuovo governo. Quante fiducia hanno gli italiani? In base a che cosa? In punteggio? No, in base no. Alle facce che appunto adesso dovranno governarci. Qualcosa forse faranno, ma poca. Poca? Poca. Quindi non sarà questo non governo? Non mi illudo. Che... No. No. Uno non è che se lo può aspettare, però e dai qualcuno che è un po' fuori di testa e poi succedono queste cose. E dai chi? I politici che ci mettono le tasse o dai quelli che incitano che quelli bisogna che andare continuo. A Roma, bisogna andare lì e dargli sì, una lezione? Certo. Senza tanti giri di parole, il Grillo, il suo, ecco. Infatti su tutti i giornali oggi... va qua, va là, va fu... insomma alla fine qualcuno che non è molto... a posto con la testa ci cade in queste cose. Ma sarà l'unico secondo lei? Oppure ci sarà spirito di emulazione in qualcun altro? Ma io ho paura che ci sia questo spirito di emulazione. Spero di no, perché sennò abbia toccato il fondo. Ma adesso abbiamo un nuovo governo che dovrebbe risolvere tutto. Speriamo. O perlomeno un po' di cose. Speriamo. Hai fiducia in queste nuove persone che hanno preso l'incarico? Sì, relativamente sì. Relativamente? Sì, non proprio il tutto perché... ci sono forze che spingono anche contro delle stesse coalizioni. Però sono rappresentati un po' tutti, destra, sinistra. Sì, sì. Penso che in questo momento sia il migliore, ecco. Non c'era altro, andavamo ancora alle elezioni, siamo ancora al punto di prima, non riusciamo ad avere una maggioranza bella ampia così, quindi era l'unico modo. Ma durerà tutta una legislatura questo no, governo? Non credo proprio. Il tempo di proprio fare... Sì, di fare quelle due o tre cose necessarie e poi si andrà alle votazioni. Cosa ne pensi? C'era da aspettarselo? Penso proprio di sì. E vabbè, in quest'ultimo periodo non è che siamo messi benissimo, quindi penso che, suppongo sia stato un gesto un po' disperato, comunque è un segno e delle di disperati, cose che non stanno andando bene. Credi che dici che c'è solamente l'Unitalia? Oppure altri potrebbero prestarsi a fare altri speriamo atti di questo no. tipo? Speriamo di no, perché comunque poi vedi che non è che le cose comunque si risolvano così. E quindi questo povero uomo sarà comunque in carcere e non avrà sicuramente risolto i suoi problemi. Speriamo che sia un segnale per chi è lì e dovrebbe fare il nostro interesse di iniziare a farlo. Qualcuno parla di politici, colpa loro, che fomentano le masse, incitano la violenza... Boh, quello non condivido, però comunque sicuramente in questi anni non hanno dimostrato di fare il nostro interesse. Adesso e la gente quando è arrivata comunque a non aver più nulla in tasca. Adesso però abbiamo un nuovo governo, fatto io anche di politici giovani. Giovanissimi, infatti. Non hai fiducia? No, per niente. Spero che magari con la sfiducia di tutta la gente si mettano un attimino a dimostrare quello che deve essere il loro lavoro, però non sono molto positiva. Si chiude qui anche per questa settimana l'appuntamento con il Sassone allo Stagno da Clusone per parlare del grave fatto di domenica mattina a Roma. Grazie a voi che avete seguito la trasmissione e grazie ovviamente a Riccardo Ravez per il montaggio e le riprese del Sassone allo Stagno. Volete suggerire un tema di discussione per il Sasso? E allora chiamateci allo 0346 202 80 o mandateci una mail info@antenna2.it. Il Sassone allo Stagno torna tra 7 giorni sempre ovviamente qui su Antenna 2 TV.